territorio su cui viviamo è un sistema dinamico, continuamente rimodellato dagli agenti atmosferici e dall'acqua innanzitutto. Questi fenomeni sono molto lenti, noi diciamo tempi geologici. Ciò è vero alla grande scala, mentre alla piccola scala li sentiamo. Una frana è una piccola parte di una catena montuosa che si stacca, ma per noi può essere distruttiva. Un'alluvione è in realtà acqua che esce dall'alveo ed è una piccola quantità d'acqua rispetto alla quantità che viene trasportata durante l'anno da monte a valle, ma per noi diventa un problema. La sostanza è che quello che noi chiamiamo disastri idrogeologici sono in effetti la conseguenza alla microscala di fenomeni del tutto naturali di evoluzione del territorio. L'uomo sa bene di non poter impedire questa evoluzione, però la vuole gestire, accompagnare e limitarne gli effetti più gravi. Questo è quello che noi chiamiamo mitigazione o riduzione del rischio. E le azioni che possiamo mettere in campo sono molteplici. Alcune sono minime e diffuse, come la pulizia degli alvei, altre sono monumentali, pensiamo solo al Mose di Venezia. La mitigazione del rischio si basa però su un equilibrio fra due fattori fondamentali. Da una parte i processi fisici che premono per la trasformazione del territorio. E dall'altra parte i costi, non solo economici, potrebbero essere anche danni ambientali o paesaggistici. Un equilibrio non è per sempre. Ci sono dei cambiamenti e non è solo il cambiamento climatico, che pure è importante e sta sicuramente aumentando il rischio idrogeologico su alcune aree del nostro territorio, ma ci sono anche altri cambiamenti. Per esempio, una società che diventa più benestante è sempre meno disposta ad accettare i rischi. Cambiamento vuol dire che dobbiamo imparare a gestire un futuro diverso dal passato. Questo dal punto di vista tecnico è molto scomodo, noi amiamo la stabilità e in realtà ci sono dei grossi investimenti in atto anche dai fondi PNRR su progetti per migliorare la nostra capacità di predire e gestire il rischio idrogeologico. Dall'altra parte, rispetto all'incertezza sul futuro, dobbiamo mettere in atto un'arma fondamentale che è la capacità di adattamento, che non è solo tecnico ma è anche e soprattutto sociale. La tecnica impara a fronte di queste incertezze a migliorare per esempio una capacità di allerta, però poi il cittadino deve anche imparare come comportarsi a fronte di un'allerta del genere. Per concludere, adattamento vuol dire trovare un giusto bilanciamento fra il nostro desiderio di sicurezza e i costi che impone.